Salve ragazzi, salve, sempre Sianto Silver, siamo per mare. Come vi ho detto, Exios sarebbe tornato con una nuova skin della sua nave che vi guiderò a prendere nel gameplay di Cassandra. Questa è la skin del Minotauro, la furia del Minotauro con la purina del Minotauro, con i soldati quelli dorati appunto. Quindi ve li faccio vedere un attimo, visto che parliamo di navi, giustamente devo farvi vedere. Allora, ecco qui, ragazzi, se fate le missioni delle Amazzoni, che ha un obiettivo, vi darà le figlie di Artemide, se no con le renavi dai guerrieri. Poi vi do tutte queste skin, tra cui gli atleti greci, che riprendiamo di main quest, le seguaci di Ares, donne e uomini ci sono. Ci sono la setta di Cosmos, e questi vi ricordate che i membri della setta come si fanno? Troverete gli Spartani d'Elite, gli Ateniesi, i barbari addirittura. Poi abbiamo le donne bandito, gli uomini bandito, i persiani e gli spartani classici. Quindi per il momento io ho trovato questi, sto facendo tutte le immersioni per il trofeo e come vedete troverete anche molte polene. Ora non so se vi ho fatto vedere quella della Sfinge, quella della Medusa. Questa qui è molto bella per essere azzurra, è la purina del Pegaso. Pensatela su una skin di una nave di Atene, magari. Ecco qui la purina del serpente, quella del leone, quella dell'aquila, molto bella, guardate quanto è ignorante anche. E poi quella dell'octopus, del polpo. Quindi, che dire, ragazzi, anche qua ce ne sono. E poi facendo le immersioni trovate altre versioni, quindi Mastino di Ade trovate anche, vedete quel Cerbero sulla bandiera, o se no ci sono molte altre. Questa qui, la Valle Stellata, come vedete, si fanno tutte con l'immersione. Questa è quella base, il Satiro, ecco qua. Poi abbiamo l'Alba Scarlatta addirittura. Tutte queste non ve le ho mai fatte vedere. La Chimera, però le fate ragazzi con le immersioni. Quindi le altre mi pare che ve le ho fatte vedere. Quindi rimettiamo la nostra vendetta del Minotauro, che è quella che mi piace di più. E basta, questo è quanto ragazzi per il menu nave. Ora, perché stiamo Aspetteremo il clippando? ritorno dal comandante. Ecco qua, perché stiamo clippando? Perché ci stiamo dirigendo su un'isola, visto che sto cercando di platinare il gioco. Ci stiamo dirigendo su un'isola che si chiama Ceo. Ho fatto tutte le missioni extra, anche quella di Xenia, che è bella tostarella quella di Xenia, richiede molta indagine e quant'altro. Io ve la clipperò, visto che ci ho messo tanto tempo a farla, adesso la so fare, ve la clipperò su Cassandra. Quindi quella quest ve la clippo e vi do anche un aiuto per farla. Ci vorranno più di un video perché ci ho messo quasi 2 ore a farla, anche 2 ore e mezza, però adesso magari corriamo un po' di più quando la rifarò e vi posso guidare. Sono tutti sempre scendere sott'acqua, andare a lootare determinate zone, entrare in certe caverne, trovare dei tesori, portarli a Xenia per 5 volte avanti e indietro. Andare nelle rovine è abbastanza. Ora vediamo qua se possiamo attraccare a Kos da qualche parte. Ecco qua, io ho messo come punto. E a quanto pare a Kos c'è un'ultima quest, ragazzi. C'è un'ultima quest, poi dovrò fare ancora il trofeo, quello di visitare tutta la Grecia, ma mi rimane poco da visitare, quindi. Ok, la scuola della medicina. Dunque, prendiamo sempre. Infatti, c'è un tempio di Asclepio. Oh, abbiamo anche delle quest. Parecchi contratti per l'imbroglione di Kos. Deve essere un vero idiota. Noi forse sappiamo anche chi è. La scuola di medicina di Ippocrate, ragazzi, qui non so se troveremo Ippocrate, però questa Ippocrate l'abbiamo fatta. E anche lei non è molto lunga e vi dà un trofeo bronzo.
il trofeo del medico. È uno dei trofei nascosti, quindi li stiamo scoprendo un po'. Ecco qua, bravo Sion, hai fatto la tua stupidata. Li stiamo scoprendo un po' insieme, piano piano, quindi... Sincronizziamoci, un punto di sincronia e a video. Ragazzi, siamo all'episodio 61, quindi siamo arrivati a Kos, vedrò il titolo da dargli, magari imbroglione di Kos, questo episodio. E vediamo, ragazzi, so che c'è una chain quest qua, una chain quest abbastanza simpatica che riguarda appunto un trofeo, quindi con Alexios facciamo, cercheremo di fare questo trofeo. Allora, come vedete, abbiamo diversi punti, quindi dobbiamo documentarci, ragazzi. Documentiamoci in questa zona, nel senso, muoviamoci, cerchiamo di trovare vediamo cosa c'è lì. Allora, dobbiamo... Oramai sono tutte avventure extra del nostro Exios Quest, quindi... Dobbiamo, come dire... Ecco, lì c'è l'ultimo granaio. Già che ci siamo, anche se non dobbiamo più fare esperienza, le facciamo queste parti. Si sa mai che scopriamo che c'è un dominio ateniese qua e non sia mai... Non sia mai che ci sia un dominio ateniese. Allora, sembra che non ci sia nessun dominio particolare, non stiamo facendo danno a nessuna fazione su quest'isola. Ecco qua, stiamo attenti a non prendere fuoco come ci capita spesso. E perfetto, allora, sull'isola di Kos io so che c'è una quest, almeno bisogna venire qua per fare una chain quest e potrebbe essere un ipotetico finale del nostro video. Controlliamo il nostro mercante cosa è in vendita, non devo modificare nulla, però vediamo, ecco, questi ci verranno utili, quindi ne approfitto per comprarli. Come vedete abbiamo anche 9 tavolette, ma non ci servono più per potenziare la nave, oramai la Drestia è al massimo, abbiamo anche un mucchio di skin, oramai stiamo aspettando DLC, ragazzi, DLC che sto pensando di comprare, fatemi sapere nei commenti se ne vale la pena, costa 39,90€ DLC sullo store e ci danno anche in remastered, se ho capito bene, correggetemi se sto sbagliando, Assassin's Creed 3 e Assassin's Creed Liberation HD ovviamente in remastered. Diciamo che io ho già giocati entrambi, di cui uno o due volte su Xbox One / 360. Meglio stare nascosto. Allora, togliamoci la taglia. Allora, questo video, ragazzi, è di contorno, nel senso, contorno è un parolone. Nel senso che cercheremo di capire cosa dobbiamo fare sull'isola di Kos per triggerare la nostra missione, ragazzi. E quello che ci interessa a noi è far partire la missione. Quindi... Lootiamo tutte queste varie zone e andiamocene. Allora, sono un'isola di banditi, non ci sono né ateniesi né spartani, come vedete siamo pesantemente, quello non era assassinabile, perfetto, siamo pesantemente overlevelati per il nostro... come dire, livello, a meno che non sia nella baia della guarnigione, ma abbiamo una foto, ragazzi. Vediamo questa foto, chi l'ha fatta. Ah, c'è Exios con in braccio Marco?
che ci sia ancora Marco di mezzo, ragazzi, per questo sono venuto qui. So che appunto la quest, oramai ce la siamo spoilerata, la quest riguarda Marco, il nostro contatto di Cefalonia. Per questo potrebbe essere un'altra ipotetica fine di Alexios, ma dopo questa, se ce la faccio, voglio clipparvi un'ultima quest di Alexios che secondo me è bellissima, per cui credo che non siamo overlevelati. La zona è di 50, quindi l'ho già fatta su questa partita, ma forse dovrei averla attiva sul vecchio selvataggio, quindi ve la faccio io. Ah, allora non si arrampica, ma è stupido. Vabbè, sentite ragazzi, andiamo. No, andarci a prendere il mercenario vuol dire perdere troppo tempo. Vediamo se si arrampica qua. Allora, casa del capo. Imbro, guerriero, io direi che non è il caso di fare la casa del capo, quindi anche perché perderemmo troppo tempo e non è ciò che voglio fare con voi oggi. Allora, mettiamoci un altro punto rapido di viaggio. Dunque, dove c'era quella foto, ragazzi? Ecco qui. Dunque, siamo venuti su Kos a questo punto per cercare Marco, il nostro amico di Cefalonia. Sappiamo che qui si è cacciato sicuramente in qualche guaio esagerato. Infatti avete visto le taglie per l'imbroglione di Kos, quindi è venuto qua, non ha imparato la lezione dopo il vigneto, dopo il ciclope, abbiamo sempre Ippocrate è tolto andato dai giù. casini. Con tutte queste erbe non mi sorprende che abbia studiato medicina. Anche tu hai ragione, Alexios, quindi continuiamo la nostra cavalcata. Queste creep, ragazzi, interrompono momentaneamente la nostra run di Cassandra, ma la run di Cassandra riprenderà con molti add-on, nel senso con molte quest secondarie che vi metterò. Quelle che metterò di qua cercherò di non metterle di là e viceversa, a meno che non abbiano doppie evoluzioni, no? Ecco qui. Allora, siamo a un vigneto e attenzione, abbiamo il nostro Icaro. Non può essere che penso. E invece sì, Alexios. Chiamiamo il nostro Phobos e andiamo in direzione di quella fortezza. Ecco qua, vedete, abbiamo una quest, un'occasione per far appare, fare sporadi meridionali. Come vedete siamo overlivellati. Volete guadagnarvi una lauta ricompensa? Cerbero cerca proprio voi. Vivo morto, l'imbroglione di Kos deve essere consegnato alla giustizia, subito. Libera l'imbroglione di Kos, quindi ragazzi, dovremmo farci strada attraverso Forte Artemisia, che non so, speriamo non sia troppo guardato. Cioè, oddio, un po' di guardie me l'aspetto perché giustamente abbiamo il passaggio. Allora, ragazzi, sembra che abbiamo preso tutto con il nostro sguardo di Icaro, non c'è più niente, no, ho fatto un giro di conferma. Ecco qua, ormai i soldi ne abbiamo a volontà, però non li accumuliamo, insomma, che nella DLC mettono un modo per spenderli, magari ci danno una magione. Sto lì, perché non mi sono proprio informato sulle DLC che vogliono fare, sicuramente ne faranno due, una su Atlantide, ne sono più che sicuro, e un'altra vedremo su cosa la vogliono fare. Quasi sicuramente, per quanto alla fine ha iniziato a piacermi questo titolo, ho imparato a padroneggiarlo e quant'altro, dopotutto vengo dalla scuola di Bloodborne, quindi alla fine qualsiasi difficoltà che poteva essere così esagerata anche a livello di combattimento l'abbiamo arginata. Come vedete, manco, anche le grosse mischie oramai gestiamo. Una volta che trovate le armi con cui volete giocare, il vostro stile, bene o male, diciamo che è fattibile. Allora,
Oltretutto qua non dobbiamo neanche caricare il colpo per assassinare. Quello non è di spalle, ragazzi, quindi lasciamo passare questo. L'ha assassinato prima lui. Ah, lui dovevo caricargli il colpo, paura. Ma sentite che voce! Grande Icaro. Forse... ah no, ne arriva un altro. Via lo scudo. Ucciso con un colpo, così, ottimo. Quindi alla fine la nostra ricerca non è stata così tanto vana, ragazzi. Deprediamo il tesoro della nazione, indeboliamo questo posto. Prima di andarmene, ovviamente ammazzerò anche il capo della nazione, così almeno gli lasciamo un ricordino a quest'isola che Alexios è passato di qua. Perfetto. Il capitano l'abbiamo ucciso. Perfetto. Questi ragazzi funzionano come i montacarichi che non voglio mai farti vedere. Ah, e guardate dove arriviamo. Ottimo, è stato... funziona un po' come i montacarichi di Assassin's Creed. Come si chiama? Brotherhood 2 e tutti quelli che vengono dopo. Quindi forse in Brotherhood ci furono i montacarichi per la prima volta. Correggetemi nei commenti se sbaglio. Io chiedo sempre il vostro aiuto nei commenti, come vedete. Quindi, allora. Perfetto. Ok, oh, quante dracme, ragazzi. Continuiamo a muoverci. Vedete quanti punti esperienza vanno a vuoto quando siamo di livello 50. Quindi non è neanche così difficile farlo il trofeo semidio. Io avrei voluto che si accumulasse. Alexios, Kyre, come... mi sono dato da fare, sai? Non c'è tempo per spiegare. Fammi uscire. Allora, prima di portare fuori Marco, finiamo il forte, ragazzi, perché non voglio sorprese brutte. Qui abbiamo una cassa degli dèi. E attenzione, una spada. La guardiamo insieme, cosa dite? Oxifos di Fileo. Quando trovate queste casse, ragazzi, è perché c'è un'arma. Sono contento di averla equipata assieme a voi. Ecco qua. Allora, vediamo com'è. Beh, da vedere è molto bella. Allora, danno assassinio, danno abilità assassinio rapido, quindi è molto buona per una build. Potremmo venire a prendere per Cassandra, perché voglio buildarla molto sull'assassinio rapido sul cacciatore. Queste le smantelliamo. Noi ci rimetteremo la nostra spada di Nicolao. E poi guardate, ragazzi, quest'arma è un'altra arma che trovate in queste casse. È un martello a due mani. Il martello di Giasone. Su questo enorme martello è inciso il racconto di Giasone degli Argonauti. Quindi qua pare che questa fosse la spada a cui Peleo, padre di Achille, si affidò a ognuna delle sue battaglie. Quindi era la spada del padre di Achille. Poi abbiamo trovato anche questa. E poi ho trovato anche questa, la scomponiamo. Anche quest'arma che è la falce dacica dell'Olimpo, che ci fa il 100% in più di danno, quindi è sempre in critico, ma la salute massima è limitata al 25%, cioè è molto rischiosa. Ed è sempre per una build assassino, quindi ottima, direi, per chi piace giocare sempre un po' sul filo del rasoio, diciamo. Ho anche potenziato
il sed di Achille, nel senso che gli ho messo anche delle incisioni, e qua ho trovato i guanti rinforzati micenei arrugginiti che non possono essere, sono come l'armatura di Agamennone, ragazzi, ma non possono essere disincantati, smantellati, esattamente come i magnifici parabraccia micenei. Sono sempre micenei, sempre di qualità speciale e non possono. Come vedete, ho anche l'elmo, che è un classico elmo di Agamennone, vedete che sono identici gli elmi. Anche lui non può essere smantellato, quindi è un set che fate giù nelle profondità quando andate a raccogliere tutti i vostri, a farvi le vostre varie cosine. Quindi, allora, cosa mi manca? Ancora delle scorte, a questo punto le facciamo, ragazzi. Bravo Sion che hai traccato un'altra cosa che non era quella che ti serve. Ecco qua, e completeremo il nostro forte e torniamo da Marco. Ora possiamo tornare da Marco, abbiamo ancora 9 minuti meno 8 minuti buoni. Dobbiamo trasportare, come facciamo vedere in quella foto là. Come sempre. Ora portami alla mia casa dall'altra parte della montagna. Devo portarti in braccio fin lì. Sono così debole. Sono così debole. Va bene. Ok, ora abbiamo un tracking. Potuto fare una cosa come in RDR1, Red Dead Redemption 1. Ecco qua, abita qui Marco. Sì, perché la persona ci ha fatto la foto lì, il giocatore, quindi giustamente. Red Dead Redemption 1, che potevate mettere la persona incaprettata con le corde, in questo caso non serviva, anche se Marco andrebbe legato perché sennò fa dei danni ogni 2x3. Come si chiama? Sul cavallo dietro e portarlo in giro e muovervi a velocità di cavallo. Quindi, ma questa è una cosa che vedremo magari ancora in RDR2, Red Dead Marco, Redemption un 2. altro vigneto. Sono sempre coerente, amico mio. Ecco, dobbiamo fare il giro lungo, ragazzi, lungo. E che dire, vi ricordo il 26, se non rompono Day One, il 25, il 26 online, il primo episodio, ragazzi, di Red Dead Ah, Redemption 2 in volevo Day dire One. che Quindi non sono giunti i mancate, ci tengo 20 veramente molto che ci siate incendi tutti. che. Ed ecco qui. La 5, questo ovviamente va avanti con Alexis, Marco, credo. benvenuto nella nuova dimora di Marco. Non aspettavo compagnia, ma bisogna sempre essere pronti. Vino? Marco, non posso credere che tu sia qui. Credici, non sono un uomo di una città, ma di tutte le città. Chi sono io per negare al resto del mondo greco ciò che ho da offrire? Cosa ti porta proprio qui a Cosso? Ho imparato una cosetta o due sul terreno. Pare che Cefalonia non sia il luogo migliore per coltivare l'uva. In più, la gente di qui adora il vino. Tutti adorano il vino. Cefalonia, inoltre, non è più frequentata come un tempo. È arrivata la pestilenza da Causus. Molti sono morti. Tutt'altro che ideale per gli affari. Sei qui da molto? Abbastanza da diventare il maggior venditore di vino di Cosso. Beh, l'unico a dire il vero. Prima o poi gli abitanti dovranno comprarlo da me. Hai fatto davvero molta strada. Potrei dire lo stesso di te. Hai trovato quello che cercavi? Sì, ho trovato mia madre. Che coincidenza! Anch'io ho trovato la mia. Oh, mamma mia. Qui, a Cosso. Visto che Cosso è la sua casa, ora è anche la mia. Di ciao, mamma. Lì che trinca, eh. Noto la somiglianza. Siamo forti come la roccia, io e lei. Buffo. Pensavo che tua madre fosse morta molto tempo fa. Certo, questa è la mia mamma adottiva. Ora siamo così in confidenza che non potremmo mai separarci. Su, Marco. La verità. Beh, mamma è la proprietaria del vigneto. Quando suo marito è morto prematuramente, il terreno è stato messo all'asta. Qualcuno doveva intervenire. E qui entri in gioco tu. Generoso da parte tua. È ridicolo che una donna meravigliosa come mamma non erediti la sua proprietà.
Ora gestiamo il vigneto insieme, vero mamma? Più di là che di qua, eh? Tirerebbe su un polverone se non fosse d'accordo. È la sua terra, ma la condivide con il suo caro figlio, me. Ti sei appropriato di un bel posticino, Marco. Se non ti conoscessi, ti prenderei sul serio. Rido sempre in questo periodo. Non ridevi molto quando eri imprigionato in quel forte. A proposito, ho un problemino da risolvere. Come mai non sono sorpreso? Ma so che tu puoi aiutarmi, amico mio. Conosco le tue potenzialità. Continua. Mi conosci, ho preso in prestito qualche dracma e in men che non si dica mi considerano già l'imbroglione di Cos. Ma chissà perché. Ne devo parecchie. Cerbero. Oh, prima il ciclope, ora questo. Non dirmi che è un cane a tre teste. Non dire assurdità. Non c'entra niente con il ciclope. Stavolta voglio fare un'offerta di pace. Niente meno che il mio vino migliore. Migliore? Passabile, forse. Alexios, per me sei di famiglia. E visto che anche io sono di famiglia per te, sono certa che non mi negherai il tuo aiuto. Ne sei proprio sicuro? Prometto che stavolta ti pagherò. Devi solo portare il mio vino a Cerbero. È semplice. Ma facciamolo, va. Posso sempre contare su di te. E Cerbero può contare su un ottimo vino per accompagnare la cena. Portalo a casa sua. Sarà meglio che Cerbero non morta. Ok, ragazzi. Allora, prendiamo il nostro... Vecchi amici, vecchi problemi. Mi sembra giusto, no? Quando si ha a che fare con Marco, è sempre così. Quindi ci recheremo da Cerbero, che sarà un uomo con tre teste, Cerbero. Forse è il capo della città, è quello che volevamo ammazzare. Quindi ha detto, ammazziamo il capo della città. Mi sa che è lui, eh. Comunque ragazzi, io vi saluterei qui. Vi ringrazio di aver visto questo gameplay. Anzi, saliamo sul nostro Abraxas, il livrea di Phobos. Vi ringrazio di aver visto questo gameplay insieme a me. Ci vediamo al prossimo video e vedremo come avanza la chain quest di Marco. Non so se siamo vicini alla fine o all'inizio, secondo me ci farà ridere ancora un po' Marco, anche perché c'è un trofeo alla fine di questa chain quest, quindi non credo sia così breve. Grazie di tutto, mettete like o dislike, iscrivetevi al canale per sapere quando l'episodio 62 andrà online della saga di Marco, appunto. Quindi questo si chiamava l'imbroglione di Cos, se mi ricordo, metto questo titolo. Vi ringrazio di tutto e ci vediamo alla prossima. Ciao ciao ragazzi, alla prossima, rimanete sintonizzati sul canale.